vivevano e che cosa voleva dire per questi animali abituati agli umori, cosa voleva dire muoversi sui campi di battaglia. In questa occasione la cavalleria opererà assolutamente in libertà, non ci saranno, le armi taceranno proprio per che voi possiate ammirare le evoluzioni di questi cavalieri, ma soprattutto per una attenzione verso gli animali che vengono in tutta sicurezza spinti al galoppo sul campo di battaglia. Periodo ancora fino alla Grande Guerra, il comandante in capo, per cui dal lato piemontese Vittorio Amedeo II e il principe Eugenio erano le teste delle loro truppe, dall'altro lato Nicolas di Catinat della Fossonerie, maresciallo di Francia, proveniente dalla piccola età francese, sarà la testa dell'esercito francese. Le meravigliose evoluzioni della cavalleria francese e piemontese